Ciao a tutti, oggi faremo l'unboxing della Collector's Edition di Tomb Raider, il reboot della famosissima saga che conosciamo già dai tempi di PS1. Questa è la versione PS3. La Collector Edition dovrebbe contenere il gioco, chiaramente, una poster con la mappa dell'isola, dei DLC per il multiplayer, un artbook, una tasca, un sacchettino impermeabile di sopravvivenza, ma soprattutto il pezzo forte, un action figure della nuova Lara Croft, Play Art Sky, che è un famosissimo marchio per quello che riguarda le action figure con gli snodi. Ma non perdiamo altro tempo, andiamo subito ad aprire la confezione per vedere che cosa contiene. Ok, bene, togliamo il cartoncino che cinge la scatola. Questa scatola di latta con su le effigi della Endurance, la nave che darà inizio all'avventura del gioco. Andiamo ad aprire questa scatola a vedere che cosa ci riserva. Ok, questo è un cartoncino di copertura, anche questo con una litografia a tema naufragio, e subito da prima piano viene fuori l'action figure di Lara. Dicevamo, Play Art Sky 25 cm con questo look molto da sopravvissuta. Con parecchi snodi. Devo dire, sembra rifinita molto bene, ma la vedremo meglio e nello specifico dopo. Intanto, ecco qua, sostanzialmente la Survival Edition, quindi l'altra edizione speciale di Tomb Raider, quella diciamo un po' più piccola, che è completamente contenuta qui, che ricorda forse un po' la scatola dell'ultima edizione speciale di Hitman Absolution. Quindi Survival Edition, questa scatola di cartone, dove abbiamo quella che vi dicevo prima, questa sorta di tasca di sopravvivenza impermeabile, dove mettere, che ne so, documenti o altri piccoli oggetti quando andiamo in piscina, al mare o tutto il resto, che si va ad aprire così ed evita l'accesso dell'acqua alla tasca. Dentro ci sono, dentro insomma, sono stampati su questa vari loghi che dovrebbero essere, credo dovrebbero avere a che fare con il multiplayer di questo titolo di Tomb Raider, e l'immancabile l'accetto per fermarla al collo. Abbiamo anche l'artbook, classico formato da videogioco, con queste bellissime litografie, qualche descrizione o quantomeno l'introduzione fatta dall'art director Crystal Dynamics. Qui c'è un po' di tutto, appunto, tutte queste illustrazioni a colori dei personaggi, alle ambientazioni, al look di Lara, le varie armi, molto molto carino. Questa che vediamo qui invece è una sorta di poster di Lara Croft, più o meno dovrebbe rappresentare la copertina, che sul retro ha la mappa dell'isola dove si svolgerà l'avventura del gioco, con segnati più o meno quelli che dovrebbero essere dei punti di interesse.
il DLC, il codice, il voucher con i DLC per la colonna sonora. Sì, ci siamo dimenticati che nella Survival Edition c'è anche un voucher per scaricare i 10 pezzi della colonna sonora. E poi, in ultimo, il gioco. Devo dire che questa copertina mi piace molto, molto bella secondo me. Ok, all'interno manuale, scarnissimo come ormai da tradizione, il contenuto scaricabile di cui parlavamo con materiale per il multiplayer è un pack di armi prese in prestito fra virgolette da Hitman Absolution, cioè continua questa sorta di crossover fra vari giochi, Hitman, Tomb Raider, Sleeping Dogs e qualche altro. Il Blu-ray del gioco che non rivela altre sorprese. Adesso faremo un breve riepilogo, ma prima andiamo ad analizzare appunto quello che dicevamo è il pezzo forte di tutta la Collector Edition, e cioè l'action figure di Lara inclusa nella confezione. Allora, eccolo qui. Allora, posabilità molto buona, molto raffinita. Io non amo in particolar modo questi snodi così, però per il resto la qualità del disegno e della pittura è molto molto alta. Ovviamente non viene da sola, ma con un set di armi aggiuntive che vediamo proprio qui, fra i quali una sorta di rampino da montagna, una pistola, un fucile a pompa e un set di mani alternative per prenderle. Ed ecco qua anche l'arco e le frecce, visto che vanno tanto di moda gli archi nei nuovi giochi, anche qui non ce lo facciamo mancare. Allora, ci sono parecchi snodi, anche il busto. Vi ripeto, appunto, dal vivo è molto molto ben rifinita. Ovviamente la possibilità di inserire anche la fondina, come sembra, applicata esternamente, così come questo, per le frecce, l'arco, uscire a pompa. Altezza circa 25 cm, occhio e croce. Adesso andiamo a fare un riepilogo di quello che abbiamo trovato nella Collector Edition di Tomb Raider. Ecco una panoramica quindi su quello che ritroveremo nella Tomb Raider Collector's Edition, ricordiamo in versione PS3. Allora, dentro la scatola di latta con le effigi della nave su cui partirà l'ambientazione del gioco, troviamo la Survival Edition. Nella Survival Edition, che è un'edizione speciale che viene venduta anche separatamente, troviamo un artbook a colori con parecchie foto delle immagini art del gioco. Troviamo una tasca, un sacchettino impermeabile con il logo del gioco e altri emblemi che credo abbiano a che fare col multiplayer. Troviamo questa mappa dell'isola con indicati i punti di interesse e sul retro la stampa della copertina, e troviamo anche il gioco.
il vero pezzo forte della Collectors rispetto alla Survivor è l'action figure Playart Sky di 25 cm di Lara Croft, molto dettagliata, con tutto quello che può servire, quindi armi e set mani di ricambio per le varie armi. E con questo abbiamo chiuso. Non dimentichiamoci che ci sono vari voucher per scaricare sia armi e oggetti aggiuntivi di gioco, sia 10 tracce della colonna sonora. E ci rivediamo presto, perché noi andiamo subito a giocare a questo nuovo titolo. Ciao a tutti!